Hi guys, ciao a tutti ed eccomi tornata con un nuovo video. Da quanto tempo che non lo facevo, cioè davanti a una fotocamera, una videocamera, perché in realtà l'ho sempre fatto, mi hanno sempre preso in giro, no, preso in giro, l'hanno sempre fatto, l'ho sempre fatto, quindi alla fine diciamo che non l'ho fatto davanti a voi, ma dietro di voi nella mia vita reale. Oh, questo c'è sempre stato. Detto questo, che poi mi sto anche domandando com'è nata questa cosa. A caso, perché vabbè. E allora, stranamente sono ritornata perché ho appena finito di fare un esame di informatica e sono tornata a casa. La mia idea era quella di andare in palestra, sono senza macchina, quindi ho detto vabbè, faccio qualcosa. Ho preso la macchina fotografica, ho detto se è carica vuol dire che devo farlo, se non è carica vuol dire che non lo devo fare, è a carica, quindi il video si può fare. Però in realtà non so neanche che video sarà, cioè in realtà, e scusate per la voce ma sono senza, però avevo voglia di farlo, quindi accontentatevi. E in realtà ho tirato fuori delle cose d'abbigliamento che ho e preso già da un bel po' da farvi vedere, tanto per fare un video che abbia un po' di senso con quello che ho sempre fatto. E niente, volevo anche parlarvi un po' di come sta andando la mia vita da quando non ci siamo più visti. Vabbè, il 22 febbraio uscirà un video per forza, per forza, per forza, e dovete guardarlo. L'ultimo periodo devo dire che non ci sono assolutamente stati problemi, nel senso, sono serena. Magari si vedrà anche dalla mia faccia rispetto agli ultimi video in cui avevo tipo l'ansia. Sono molto serena, sia per l'università, sia per la famiglia, sia per le cose mie. Sono molto 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 serena e contenta. E quindi niente, volevo rassicurarvi che magari anche se non sono moltissimo attiva nei social come una volta, perché una volta veramente ero lì 24 ore su 24 a pubblicare, ora sono 24 ore su 24 a guardare e ogni tanto pubblico, e io ci sono lo stesso, cioè ci sono ragazzi che magari mi scrivono, mi chiedono e mi fa molto piacere, però sappiate che sto bene, sono viva e se avete voglia di iscrivermi fatelo senza problemi. Detto questo, l'università va tutto bene, sono molto contenta, ho fatto i primi esami, pensavo, cioè, boh, era un momento tipo, non so se l'università per me, faccio i primi esami, vedo come vanno, li sto passando per ora, quindi facciamo le corna. E quindi tutto a posto. Io finalmente posso dire di essere felice e con la mia family va tutto benissimo. Mio papà mi ha già dato tipo un regalo di compleanno in anticipo. Sono molto contenta perché ho un portafoglio adesso. Prima già avevo un portafoglio strano. E niente, poi mi sono arrivati un sacco di vestiti che avevo preso da dei siti, che in realtà qui adesso ne ho solo uno, chiedo venia, e ve lo farò vedere. E cioè vestiti in realtà, cose da indossare, perché ragazzi, da quando lavoro non esco più tipo il sabato. Cioè sì, esco, però tipo non vado più a ballare e anche perché c'è... Sì, faccio altre cose e non vado a ballare, quindi non metto vestiti, di conseguenza le compro e li lascio lì. Però quello farò un video a parte con un sacco di vestiti e cose varie, altrimenti diventa un video lunghissimo. E non voglio che questo succeda. Però io adesso vi faccio vedere qualcosa. Vi avevo promesso un haul di Primark e ciao proprio, non l'ho proprio fatto. Però ho una cosa di Primark da mostrarvi. Perché iniziano a piacermi i body, ma non tipo quelli tamarri. Nel senso, io vedo tantissimi body, magari tutti in pizzo, trasparenti, che sono un po' tanto spinti per come la vedo io. Cioè, poi ce ne sono di belli per carità, e se indossati con le cose giuste sono anche belli, molto belli. Però magari si ostentano troppo, ecco, si usa un body e si usa anche un qualcos'altro che fa risultare il tutto troppo, ecco. E io da Primark ho preso il mio primo body che non so adesso se riesco a farvelo mostrare, a farvelo vedere. È semplicissimo e ha davanti questa scollatura che io utilizzo con nessuna volta. Utilizzo con una fascia sotto in modo che copra, perché stare senza reggiseno non mi piace. Cioè, io vabbè, non so se è una cosa si può dire, io sto molto spesso senza reggiseno, però in questi casi che c'è la scollatura ho paura che esca, ho paura che si veda qualcosa, cioè a me in realtà non me ne frega niente perché io per quello che ho, cioè proprio non me ne frega niente, però magari può dare fastidio a qualcun altro e quindi
utilizzo un top sotto ed è un semplicissimo body appunto. E con la scollatura l'avevo pagato tipo 10 euro. E grazie a questo body mi sono appassionata ad altri body. Infatti, da Dresslink, sì, o Romwe, che ho messo anche sull'app 21 Buttons. Quindi, se volete andare a cercare tutti i vari capi, li trovate lì. Anche lì non ho pubblicato molto nell'ultimo periodo, però l'avevo già pubblicato in tempo passato. Ho preso questo. Io sono follemente innamorata perché. Sapete che io soffro di claustrofobia, quindi le cose strette mi mettono proprio ansia, cioè mi parte l'attacco di claustrofobia a mille. Ho preso quest'altro body che è color cipria, adesso non rende tanto, col collo stretto, ma queste maniche, tipo camicetta, queste maniche con questa balza che indossato, ragazzi, è fantastico. Avevo speso tipo 14-15 euro, non mi ricordo, strapoco. Insomma, mi ha sempre fatta body, non pizzica, è comodissimo. Sì, vabbè, ha il collo alto, quindi magari se non vado in posti troppo affollati me lo posso mettere. Se vado a ballare non me lo metterò mai, perché già io di mio muoio, in più metto questo e ciao, chi si è visto proprio, muoio e non ci vedremo mai più, quindi. Da Zara poi, sempre un po' di tempo fa, non troppo questo, ho preso questa maglia che è un fucsia, visto che adesso questi colori vanno un sacco, ho detto vabbè, proviamo a metterci un fucsia addosso e vediamo, perché ragazzi io sono una cosa terribile, mi sto vestendo sempre e solo, ma solo di nero, sempre tipo Mortizia. In più nell'ultimo periodo ho un viso che è no pieno di brufoli, peggio, e quindi tipo è imbarazzante anche uscire, però chi mi vuole bene? Mi accetto lo stesso, anche così sono un po' piena di brufoli. Poi io vi ho preso altre cose. Sì, ora ve le prendo. Una è questa pellicetta sintetica, finta, ovviamente nera, che tiene un sacco di caldo con la cerniera, il collo alto che va a finire su e quindi copre proprio tutto. E l'ho presa da Pinocchio, che è un negozio che c'è qui proprio di fianco a casa mia. E però in realtà si trova anche da pa altre parti, tipo se siete di Padova, c'è anche al Giotto, centro commerciale Giotto. E sì, è un negozietto molto alla cazzo, molto, molto spartano, tipo che ha robe mezze del mercato. Due magliette che ho preso invece, non simili, però molto carine, sono questa da Zara, vero? Sì, da Zara, che ha le maniche così a sbuffo. Ed è semplicissima, nera, con cosa la metto? Con i pantaloni neri, tutta nera e niente, è semplicissima, è un po' larga, un po' ampia e mi piace da impazzire. E poi ho preso da un altro negozio che si chiama Charget, non so come si pronunci, voce torna a me, ti prego. E ho preso questa maglietta, sempre fatta come l'altra, a sbuffo qui sotto, con le maniche però più normali. E questo colore verde, nero, grigio, bianco, così è pazzesca, mi piace un sacco. Con cosa la metto? Con le braghe nere. Sempre uguale, però mi piace un sacco. E poi manca l'ultimissima cosa che ora vi mostro. Scusatemi, non sono più abituata, non so più come si fa. Persino il fiatone. Con i saldi di Zara ho approfittato e mi sono presa un cappotto, perché io amo i cappotti, con questo tempo non li metto perché congelo. E con questo congelerei proprio ancora di più. E niente, da Zara quindi ho preso questo cappotto con i saldi che l'ho pagato 45,50, una cosa del genere. Aiuto. Ed è questo cappotto. Ora non so neanche se sto inquadrando giusto, cioè è molto spartana la cosa. È questo cappotto tutto nero con le frangette, tutte qua, le nappine, no, frangette, tutto che va anche tutto dietro così. La cosa brutta per modo di dire è che non ha chiusure né niente, sta aperto, però braccia incrociate a mo' di tag life e niente, si chiude in questo modo con una bella sciarpone, è bellissimo. L'ho messo ieri che dovevo andare in un centro commerciale e quindi in un centro commerciale non fa freddo e avevo questo e stavo veramente da Dio. Questo video improvvisato è giunto al termine, spero di non averlo neanche fatto durare troppo perché non vorrei
fare video troppo lunghi, insomma. Non voglio dire sto ritornando, perché io vengo e vado, cioè il mio canale non è... vedo un sacco di gente che pubblicizza, fa briga qua e là. Sì, ok, sarebbe bello avere tanti tanti iscritti, però io mi accontento del mio poco, perché comunque so che ci siete. Voi sapete che ci sono, anche se magari non compaio sempre, perché comunque YouTube fa parte di me, cioè nel senso ho iniziato quando ero piccolina, poi ho chiuso il canale, poi l'ho riaperto, poi sono sparita, poi sono comparsa, però è una cosa per proteggere sia me che voi, cioè è stata tutta una cosa per proteggere sia me che voi. In questo mese ho avuto un sacco di cose da fare, ho avuto una vita molto, molto intensa, ma anche positivamente, e quindi io sono felice, spero voi siate felici per me, e è tutto qua. Adesso io spero di fare un altro video prima del 22 febbraio, 17 febbraio è il mio compleanno, comunque aspetto gli auguri, e poi insomma il 22 febbraio sicuramente ne uscirà uno, 22, 23, no il 22, quindi io vado a riposare la mia voce che altrimenti non mi torna proprio più. Vi mando un bacione enorme, mi ha fatto veramente tantissimo piacere essere ritornata qui con voi, e vi mando un bacio enorme come vi ho appena detto, e ci vediamo alla prossima.